stato importante presentare al pubblico l'esito di una residenza creativa realizzata al DOM insieme a due artisti, Ahmed Ben Nassib e Rebecca Valente, che hanno realizzato insieme a ragazzi un corto animato titolato Fuliggine, Fuliggine, ma cosa fai? Questo corto è stato poi sonorizzato dal vivo grazie alla presenza al DOM del musicista Vincenzo Vasi, dai ragazzi stessi che hanno realizzato il cortometraggio e presentato al pubblico in due occasioni. Questo libro mette in gioco il bianco. Si tratta di un bestiario di animali bianchi dal titolo Il bianco di chi. È uno stimolo al progetto attraverso l'osservazione e l'interpretazione del bianco. L'intero programma della 13ª edizione del Festival Onfalos Infanzia al Centro si è chiuso con un incontro dedicato alla vita e all'opera di Don Lorenzo Milani. Ogni anno DOM dedica una giornata, denominata 100 di questi giorni, per festeggiare l'anniversario della nascita di una figura che riteniamo particolarmente importante per quanto riguarda i temi dell'educazione, della filosofia, della politica e della cultura. L'obiezione in questi 100 anni di storia l'hanno conosciuta troppo poco. L'obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l'hanno conosciuta anche troppo. Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella via duplice veste di maestro e di sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto, tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi, le avevano già intuite. E avevano anche intuito che ero oramai impegnato a dar loro una lezione di vita.